Io vivo pregno di musica, cioè vivo solo per quello, cioè io, per dirne una, l'ho già detto mille volte, io ho pareti dipinte di nero con una vernice speciale, come se fossero delle lavagne sulle quali io scrivo i testi. Della musica è quella che si percepisce nelle pagine del libro di Gianluca Grignani intitolato Residui di rock and roll, diario sincero di un artista, presentato nella suggestiva cornice del Pincio di Fano a Passaggi Festival, conclusosi ieri sera. Con la musica è nato, cresciuto e si è salvato ed è diventato quello che è oggi, Gianluca Grignani. Il libro nasce da un'esigenza di raccontare e di raccontarsi in completa autenticità, senza fraintendimenti, utilizzando la prima persona nella scrittura. Edito da San Paolo, racconta il viaggio vero di un'anima che vuole mettere ordine e lo fa nella tridimensionalità del libro che parla del passato, del tour in corso che racconta del presente e del disco che uscirà che narrerà del futuro. Sono partiti appunto come il libro da tanti anni, ognuno poi ognuno capita quello che deve capitare, quello che, ecco, già voi, così mi ricollego. E sono tre dischi, si chiamano Verde Smeraldo, 1, 2, 3. Il questo che uscirà, che ha dei sottotitoli, e Residui di rock and roll in realtà è il sottotitolo di questo, che è anche il titolo della tournée, è volutamente questo così, è anche il titolo del libro, e una parte del libro è il sottotitolo del primo Verde Smeraldo 1, che parla del mio passato, poi ci sarà Verde Smeraldo 2 che parlerà del mio presente e Verde Smeraldo 3 che parlerà del mio futuro, che ovviamente sono continuamente in divenire, perché se devo parlare del mio presente, quello che scriverò, quello che uscirà dopo di questo dovrà essere figlio del presente, quindi ancora scrivo. Però so io cosa intendo, ho un'idea. E sono figli di, credo, 7-8 anni di lavoro. Adesso quando scrivo è un dolore fortissimo, però immediato, e non posso starci sotto troppo. Quindi tutto questo quello che ho fatto, quello che sto scrivendo, è figlio di momenti diversi. Perché comunque io non potrei mai tradire me stesso. E quindi neanche voi, mi auguro. Cioè, difficilmente, cioè, la mia qualità, sì, c'è, deriva da dedizione al mio lavoro. Io amo il mio lavoro. Si è definito un padre putativo verso tutti quei figli del disagio e del lamento di oggi, sostenendo che da sempre ha dato il meglio di sé sull'orlo del precipizio. Perché la sincerità paga sempre, anche per una rockstar che durante il talk di presentazione si è rivolto al suo pubblico e ai suoi fans dicendo che era stanco e che andava via, senza rilasciare interviste né fermarsi al firmacopie dei tanti presenti che avevano acquistato il libro. Grignani ancora una volta ci ha lasciato andandosene via con la sua storia tra le dita.